Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi, prima di iniziare ad analizzare le vostre postazioni, vorrei condividere con voi due notizie davvero interessanti del mondo della simulazione automobilistica. La prima è la quarta patch, aggiusta tutto, di Project Cars 2 uscita in questi giorni, sempre 2 giga di aggiornamento con un changelog da 7,5 km come al solito, che però non presenta particolari aggiunte o features tali da meritare un video in cui spiego o dico il mio punto di vista. Sono solo migliorie e un po' finale generale di tutto quello che è il gioco in se stesso. Ci sono tantissimi comparti che sono stati migliorati, aggiustati, insomma. Vi invito ad andare a vedere il changelog che ho postato sul forum simdrivers.eu. E non esitate a lasciare un commento in merito ad un'eventuale miglioria o aggiunta che non ho visto, magari in tutta quella lista mi sono perso magari un'aggiunta molto importante, non esitate appunto a segnalarmelo. La seconda, che secondo me è più succulenta, è sicuramente il fatto che i ragazzi del forum di Assetto Corsa, quello ufficiale, hanno scoperto che la 505 Games, quindi partner con Laguna Simulazioni, ha recentemente, anzi precisamente il 24 gennaio scorso, registrato 2 domini a loro nome intitolati Assetto Corsa Competizione. È un'altra variante, sarà Assetto Corsa trattino Competizione, vabbè, sempre quella. Ragazzi, Assetto Corsa Competizione può farci sperare all'eSport, oppure la possibilità di creare server personalizzati o room, stanze, insomma, avete capito. Hanno già studiato un logo, a quanto pare i ragazzi Assetto Corsa con scritto sotto competizione. Insomma, è una notizia che è molto molto interessante e che volevo condividere con voi. Magari se voi sapete qualcosa in più, non esitate a lasciarmi un commento e a condividere con me magari qualche dettaglio in più. Dette queste due notizie, io passerei subito ad analizzare le foto delle postazioni che mi sono arrivate. Io ringrazio intanto Marco per avermi suggerito di fare questa proposta fuori dagli schemi e ringrazio Marco stesso, Lorenzo e il mio carissimo amico Gianni per avermi mandato le foto e anche una descrizione abbastanza dettagliata delle loro postazioni che andremo a vedere insieme subito. Allora, partiamo subito con la postazione di Marco, che mi spiega che praticamente la struttura è stata fatta tutta in ferro, con pezzi di ferro, anzi, con sopra montato un sedile da rally, addirittura della Spero degli anni 90, di cui era montato sulla mitica Lancia 037. Ragazzi, sentite qua, di Miki Biasion. Cioè, solo questo, Marco, la tua postazione è mitica. Cioè, hai un sedile da rally vero, realistico, mamma mia. Continuando ad analizzare un attimino la sua postazione, si denota che è una homemade fatta da lui e io gli faccio davvero i complimenti perché la struttura sembra molto stabile e quindi quello è molto molto importante, lo sapete, per la vostra postazione. Presenta una button box, meglio. Il cambio Thrustmaster TH8A, la base del volante Thrustmaster TX servobase, con il volante GTE Well Add-on come il mio, eccolo qua. Hai capito, Marco? Abbiamo gli stessi gusti. E la pedaliera TP3A Pro, che a me piace tantissimo, anche se Andrea, il nostro ormai amico comune, dopo aver provato la mia V3 della Fanatec, se ne è innamorato, mi ha detto c'è una differenza. Però questa già è una bellissima pedaliera. E quindi bravo a Marco per la scelta, il bundle completo comunque della Thrustmaster. Una cosa che mi fa impazzire sicuramente di questo setup, io ve lo dico subito, è il case sul quale poggia la sua Samsung da 24 pollici in Full HD, perché me lo dice lui. Non è il case dove c'è l'i5 7400 con 8 GB di RAM e la sua mitica 1060 GTX da 6 GB perché è una delle migliori rapporto qualità-prezzo. Però, ragazzi, come riciclare un PC che non usi più? Ci metti sopra il tuo televisore così ce l'hai all'altezza buona per la tua postazione. Quindi bravo Marco, anche scelta intelligente, quindi bravissimo. Una cosa che si denota anche è
lo spazio minimo per il mouse a destra e il telecomando a sinistra e la tastiera sul case, cosa che facevo anch'io prima quando non avevo soluzioni. Quindi bravo Marco, io onestamente adoro la tua postazione perché è veramente pragmatica con quindi pratica con tutto quello che serve e in più un pezzo mitico storico come il tuo sedile di una Lancia 037. Quindi Marco, io ti faccio i complimenti e ti ringrazio tantissimo per avermi inviato le tue foto. Continua così. Un'unica cosa che posso permettermi, a parte che c'è anche il Dolby Surround e vediamo anche un gamepad della Xbox, hai tutto sto ben di Dio, aggiungi un freno a mano perché quello manca, perché mi pare che non l'ho visto nelle foto, quindi se ti posso dire ormai che ci sei, metti un freno a mano, che così hai tutto quello che ti serve. Quindi ringraziando Marco, passerei subito alle foto di Lorenzo. Quindi Lorenzo con la sua postazione, qui andiamo su qualcosa, non me ne voglia Marco, di visivamente più raffinato. La primissima cosa che noto è questa button box per l'accensione, il quick start sulla sinistra della postazione fissata su questo mobile qui. Devo dire che è veramente speciale con questo fiber carbon che c'è sopra, il tasto rosso di accensione, c'è anche un LED che presumo si possa accendere. Ed è un'altra cosa che spicca anche tantissimo, perché credo che sia la pedana sempre T3PA Pro, è il cambio della pedaliera, quella in rosso che state vedendo, che è davvero fighissima perché, a parte che visivamente è stupenda, questa piastra che ha messo in lega, penso che sarà in alluminio quello che è, ma serve anche per fare il tac e punta e per avere più grip. Adesso Lorenzo, dimmi se mi sbaglio. E poi se guardate su, si vede un ventilatore. Geniale, geniale da parte sua. Lorenzo ha messo un ventilatore per raffreddare la base del TX che già è raffreddata di suo, però per rinforzare probabilmente, perché la stanza, non so se è un salone quello che è o la sua stanza, farà particolarmente caldo e il ragazzo che ha pensato bene di mettere un ventilatore. Quindi trovo davvero ingegnoso questa chicca su questo servo base sempre TX della Transmaster con il volante Alcantara. Se non sbaglio, ha anche messo un po' di fibre di carbonio al centro del volante. Mi correggerai, Lorenzo, se mi sbaglio. Un'altra chicca è sicuramente il tablet della Acer, se non sbaglio, Asus da 10 pollici per avere più informazioni su quello che succede in gara. Insomma, tutta la telemetria e quello che ne va, insomma, che si può ottenere durante le corse. Non so, sarei per un 40 pollici forse, magari esagero, non lo so, della United. Anche qui la distanza, se è un 40 pollici, sei veramente vicinissimo, quindi dovresti avere un FOV davvero interessante. E una postazione PlaySit che però per me ha un difetto. Ed è il palo centrale. Il palo centrale è quello che mi aveva fatto decidere di non comprare una PlaySit perché c'è questa cosa in mezzo alle gambe e quindi non si ha la libertà di movimento in guida. Poi credo che sia anche una questione di abitudine, però devo dire che l'aggiunta poi di queste cinture rosse con i guanti così, si vedono anche le scarpe, il casco, la postazione è davvero visivamente è davvero spettacolare. Credo che solo nell'usabilità, c'è anche il manettino Brembo, che non avevo visto, fantastico. Quello che volevo dire è, in complesso è bellissima, l'unica pecca secondo me è proprio quel perno centrale. Poi credo che sia così ad occhio, forse la PlaySit o un Alcantara oppure una Revolution, deve essere una cosa del genere, correggimi. Ma il tutto è condito dalla presenza di un casco e di queste scarpe da competizione
rendono unica questa postazione, è davvero visivamente piacevole da vedere. Naturalmente non ho la configurazione hardware di Lorenzo, non so se gioca su PlayStation, non vorrei dire cavolate, però intanto veramente questa postazione con anche il tappetino sotto per proteggere il pavimento, visivamente è davvero molto molto sobria e bella da vedere. Onestamente Lorenzo, il tuo angolino simulazione è davvero fatto molto bene e la strumentazione che hai è davvero di ottimo livello, quindi complimenti e grazie ancora per aver condiviso con noi il tuo angolo della simulazione. Passiamo quindi ragazzi all'ultima delle postazioni e questo è per me un onore e un piacere perché si tratta di un mio carissimo amico, da tanto tempo ormai adesso mi segue anche sul canale di SimDrivers.eu ed è una persona davvero speciale perché a parte il fatto che è un ingegnere quindi intelligentissimo e appassionatissimo di simulazione di guida, ma perché è una persona davvero gentilissima e spero un giorno di poterti incontrare Gianni e stringerti la mano, pagarti una birra e anche una pizza perché è qualcosa che mi farebbe davvero piacere. Quindi, ragazzi, niente trucchi, senza inganni, io vi leggo e vi faccio vedere le foto della postazione del nostro carissimo Gianni, perché mi ha scritto un tema da buon ingegnere e quindi non è inutile che vada ad analizzare, l'ha fatto lui con un'ampia descrizione. Quindi, allora, come potrete intuire dalle immagini, non avendo al momento una stanza dedicata alla bisogna, sono costretto a montare e smontare ogni volta il tutto per installarla nel mio salone, unico luogo di casa compatibile con le necessità. Quindi cerco di elencarti in dettaglio quella che è la mia attuale attrezzatura, alla quale sono arrivato nel tempo dopo varie esperienze precedenti. Più o meno valida e completa essa, così come la vedi, è stata ultimata alla fine dell'autunno 2017. Postazione di guida pieghevole Play Sit Challenge completa di tappetino arrotolabile, antiscivolo e salvapavimento. Tra parentesi, se no, giustamente la moglie chi la sente? Volante Thrustmaster T300 Ferrari Integra Racing Wheel Alcantara Edition, che comprende volante removibile Ferrari 599XX, un sogno, Evo da 30 cm e Alcantara. Più T300 servo base, ecco qua tutti T300 servo base ragazzi, più pedaliera a tre pedali T3PA. Cambio Thrustmaster TH8 add-on shifter con selettore a 7 marce e retromarce più selettore sequenziale. Mi stai facendo Gianni una descrizione di quello che si legge dietro i cartoni quando compri, sai, leggi tutto. Kit Carbon Edition, cambio shifter Thrustmaster TH8A per PlaySit Challenge. Pomello cambio Sparco Spec OPC 0103 000 in sostituzione di quello di serie, più adatto nel caso di uso del cambio sequenziale e consente di accorciare un po' la leva, che è a mio giudizio troppo lunga. E qui sono d'accordo con te, Gianni. Selettori marce supplementari per poter ridurre il numero delle posizioni a 6 marce più retromarce, 5 marce più retromarce, in funzione delle caratteristiche della macchina utilizzata, fatti realizzare da un mio amico di gtdrivers.it mediante l'uso di una stampante 3D. Sì, perché in 3D ad oggi si possono fare tantissime cose, come ad esempio questa cosa qua, tanto che ci siamo, che voi mi direte, ma che è una scatola? Questa qua è per lo scope came, visto che sono uno sniper in airsoft, dove potrò montare la mia videocamera, giusto per parlare di 3D e fare un piccolo off topic, ragazzi, se no diventa monotono. Cuffia Sony Stereo Wireless 2.0 con audio surround virtuale a 7.1 canali, uso anche la relativa applicazione della Sony per migliorare il suono. E questo qua nel commento, Giovanni, dovresti dirmelo per cortesia, perché ero in dubbio se prenderla questa applicazione o meno. Dimmi che cosa ne pensi e qual è il risultato, e magari anche i ragazzi che guardano questo video potranno farsi un'idea se migliora o meno il suono effettivamente. Guanti Gaming Sparco Hypergrip veramente validi, non fanno sudare le mani e limitano l'affaticamento. Bene a sapersi. Tablet Asus MemoPad M3 301T Android 4.1 Jelly Bean, dotato di due applicazioni, P-Cars Dash per Project Cars e Sim Dashboard per Project Cars e Assetto Corsa, montato sul davanti della postazione, dove è presente uno sbalzo della piastra di fissaggio del motore del volante mediante un supporto da tavolo iCross stand per iPad e tablet fissato con due piccole morse da falegname.
E mi sa che me lo devo fare pure io la dashboard, come ce l'ha anche Lorenzo, perché io ci avevo un tablet così, solo che purtroppo non era fissato con nulla, ragazzi, e ho dovuto spendere altri 300 euro per comprarne uno nuovo. Vabbè, sono cose che succedono. Console PlayStation PS4 Pro, e qua viene l'ingegnere, adesso ti dico io, fammi finire. TV Panasonic Plasma 42 pollici collegata alla PlayStation 4 mediante cavo HDMI High Speed, televisore spettacolare, lavora a 600 Hz nativi e a mio giudizio, soprattutto per l'assenza di scie nelle immagini, ancora superiore al Quantum Samsung e OLED LG. Va bene, finisco e poi arrivo, Gianni. La scelta della PlaySit Challenge è stata alla fine obbligata perché devo poterla riporre nell'armadio in camera da letto quando non la uso. A questo proposito, al kit Carbon per fissare il cambio ho apportato delle piccole modifiche per renderlo più stabile e solido come fissaggio, al contempo per poterlo con rapidità smontare, guadagnando appunto spazio quando ripongo il tutto. Spero che le varie foto siano sufficientemente esplicative, e non solo le foto, ma anche la tua mail, Gianni. Perché alla fine io dovevo analizzare e cercare di indovinare, ma va bene così, ragazzi, siete stati spettacolari tutti, io vi ringrazio tantissimo. E terminerei dicendo al mio carissimo amico ingegnere Gianni Liberati che è ora che tu prenda un PC, perché con una postazione di questo genere, che ci hai ampiamente dettagliato, credo che sia un peccato che tu non possa apprezzare quelle che sono comunque i vantaggi, anche se ci sono svantaggi, del PC e la possibilità di poter ampliare la tua esperienza di simulazione di guida anche con i caschi di realtà virtuale, che pian piano stanno evolvendo nella giusta direzione, la tecnologia sta avanzando, e credo, per quello che è la tua conoscenza, la tua passione fino ad oggi, che ci hai dimostrato anche con questa mail, tu non ti debba limitare solo alle PlayStation. Ora, noi non sto dicendo che le PlayStation fanno schifo, no, però con i PC si possono apprezzare anche tantissime altre cose. Oltretutto, e credo che questo sia più importante, forse potremmo tornare a farci qualche sfida come fecimo tantissimi anni fa su GT5, su console. E qua mi potresti dire: vabbè, ma perché non ti compri la PS4? E no, con questo ben di Dio che c'hai, devi mettere un PC, Gianni. E su queste belle parole, sull'invito che ho fatto al mio carissimo amico ingegnere, io ringrazio tantissimo tutti per avermi seguito un'altra volta. Non esitate anche voi, se volete che condividere la vostra postazione sul nostro canale insieme a tutti noi amici. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettetemi un pollice in su. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando caricherò un nuovo video. Non esitate a commentare, ragazzi, anzi, commentate le postazioni, date suggerimenti e mandatemi le foto delle vostre postazioni. Sarà per me un onore, come per questa volta, poter discutere insieme a voi ed analizzare ed apprezzare anche le belle postazioni di setup che vorrete inviarmi. Io, ragazzi, vi saluto tantissimo, ci vediamo al prossimo video. Da Fabrice è tutto, ciao!